Lauricitro alza il pallone, cerca Di Bari che viene colpito nello scontro con un giocatore del Cinzia. C'è cioè il primo cartellino giallo dell'incontro per il capitano Vartolo, ancora veementi proteste dei bianco-blu. Battuta corta, viene servito Sisto Paoli, Blandino dentro, buon pallone per Blandino all'interno dell'area di rigore, non, e poi il cross, esce Giordani, respinge con i pugni, pallone sui piedi di Rocco, fa partire il cross sul secondo palo dove non c'è nessuno, si lamentano i suoi compagni, questa era una buonissima occasione, intervento e scivolata col piede a martello del numero 3 Sisto Paoli, seconda ammonizione dell'incontro. Giusto che una furia questa volta sulla destra, serve all'indietro Citro, il cross buono per la testa di Piro, non riesce a girarla a sufficienza, il pallone era terminato fuori a mio avviso, non secondo il direttore di gara. Attenzione ora a Scacchetti, inseguito da Pallocca, la scivolata di Pallocca, questa volta c'è cartellino giallo per il numero 8 del Nuova Florida. Primo ammonito anche per il Nuova Florida, si tratta di Pallocca che aveva già rischiato in precedenza un intervento in scivolata. In avanti colpisce di testa Tambullani. Ancora Vartolo al volo, di testa allontana, scaldola. Massella si gira. Termina a terra. Il commesso fallo Blandino. Ancora subito il direttore di gara ricomincia come aveva iniziato, ammonendo Blandino per proteste. Ecco Vartolo, il lancio di prima, buono per Di Mario in posizione regolare. Scacchetti avanza, il numero 10 chiuso da Lauri. Scacchetti non si accontenta dell'angolo, serve col tacco Di Mario, il cross basso chiude Lauri sui piedi però di Vartolo, cercato Rocco che termina a terra, intervento e scivolata di Bari, ammonito anche lui, quinto ammonito dell'incontro. Cerca il cambio di gioco, buono per Scacchetti che riesce a metterla a terra, spazza via però Lauri, attenzione a Massella, se ne va al numero 13 De Angelis, quarto ammonito per il Cinzia. 17esimo del secondo tempo, un'occasione per il Nuova Florida e le proteste del Cinzia per un possibile calcio di rigore ancora non dato. Blandino, l'ultimo a mollare dei suoi, intervento e scivolata di Citro, ammonito anche lui che aveva già rischiato nel primo tempo così come Pallocca.